Nel post-infarto il paziente può ritenere che nulla sarà come prima, tuttavia l'80-90% dei pazienti dopo 2-3 mesi può ritornare all'attività lavorativa dopo un'attenta valutazione del lavoro stesso ma anche del danno cardiaco. Quali sono le regole d'oro da seguire ai comportamenti nella gestione del post-infarto? È il momento più delicato della patologia, perché c'è stata una cicatrice sul muscolo cardiaco e quindi è necessario che ci sia il tempo giusto per la giusta cicatrizzazione. Purtroppo noi curiamo bene, molto bene il paziente durante la degenza ospedaliera, però una volta che viene dimesso, proprio per delle difficoltà oggettive, perché manca forse un'integrazione ospedale-territorio, questo paziente sembra quasi abbandonato a se stesso. È un reduce di guerra con tutte le sue preoccupazioni, le sue ansie, le sue paure. Naturalmente vive una situazione anche sociale, perché si considera un invalido, la famiglia lo vede e gli crea tante di quelle attenzioni forse eccessive. Nel mondo del lavoro viene anche visto come qualcuno che non può dare il 100% di quello che può. Quindi psicologicamente questo paziente è molto molto compromesso e va aiutato. I consigli fondamentali, ecco, seguire bene la terapia che viene consigliata al momento della dimissione, trovare le situazioni per dei controlli periodici, pur con le mille difficoltà oggettive che possiamo avere, e poi naturalmente evitare le situazioni che hanno portato quel paziente ad avere un infarto. Mi riferisco alla giusta correzione dei fattori di rischio, i fattori di rischio modificabili come l'ipercolesterolemia, l'ipertensione, il tabagismo, devono smettere di fumare e soprattutto devono fare una corretta attività fisica. Ecco, le strutture ci sono, vanno naturalmente potenziate sul territorio, però è necessario a questo punto l'aggregazione sociale e io credo che anche il volontariato possa servire tanto. In ogni città si sono formate delle aggregazioni, per esempio nella mia città c'è l'AmaCuore che fa parte di un circuito nazionale del CuoreAcuore, che porta non solo a formazione di questi pazienti, però offre un aiuto psicologico. Non per fare pubblicità, ma nella mia clinica ho dedicato una giornata, un pomeriggio, con dei gruppi di mutuo aiuto, sono volontari della comunicazione, che riuniscono questi pazienti e cercano di aiutarli sul piano psicologico. Ecco, questo è importante, noi dobbiamo fare in modo che migliori il potenziale di salute residuo di questi pazienti. Il messaggio da dare è che un infarto del miocardio non rappresenta una invalidità definitiva, ma soltanto dobbiamo considerare un'invalidità temporanea per quel paziente. Se il paziente è stato ben curato, ha fatto l'angioplastica primaria, quindi siamo riusciti a ridare forza a quel muscolo colpito, arriva a scoralizzare subito le coronarie, ecco, quel paziente dopo, una volta dimesso, dopo un piccolo reset di una settimana, 10 giorni nella sua abitazione, deve iniziare un programma di riabilitazione. La riabilitazione è fondamentale, nella maggior parte dei casi bastano una decina di sedute di riabilitazione nell'arco di un mese per fare il warm up, per mettere quel paziente nella situazione ideale di quantizzare il suo danno, di quantizzare qual è la sua funzione contrattile. E qual è il rischio residuo e quindi a questo punto dopo un'altra decina, una quindicina di giorni, quindi consideriamo dall'evento acuto 2 mesi, massimo 3 mesi, può tranquillamente rientrare nelle sue attività lavorative e dal primo giorno in tutte le attività sociali e familiari. Massimo rispetto per il ministro Beatrice Lorenzin, a cui si dà il merito di fare bene e fare anche molto in medicina. Purtroppo le risorse economiche a disposizione sono poche, noi capiamo bene. Però a proposito del decreto sull'appropriatezza prescrittiva, le nostre contestazioni, proprio come medici, sono queste. Non possiamo pensare a tagli lineari che porterebbero a un maggiore gap tra quello che è il nord e il sud, un aumento dei ticket, un aumento della terapia. Non possiamo pensare a manovre punitive
nei riguardi dei medici. Questo creerebbe allarme e soprattutto va a sfavorire il giovane medico, il giovane professionista che, avendo poca esperienza, fa più ricorso a una medicina difensiva. Così mi permetto così di suggerire delle cose, più che a tagli, più che a punizioni, io penserei che forse bisognerebbe un po' investire di più nella formazione, soprattutto dei nostri colleghi più giovani, per garantire loro una continuità. E poi soprattutto, ecco quella che è importante per permettere al medico di lavorare con tranquillità, qualsiasi età abbia, una revisione politica e giuridica soprattutto della colpa medica e soprattutto della responsabilità professionale.